Ah, ci L'hanno sono. beccato in fallo. E allora, buonasera. Vediamo, vediamo. Oggi è una ricetta, è una diretta dopo tanto. Vedi, sempre se per sbaglio si dovesse collegare Ecco qualcuno. Giorgio, Grande ecco Giorgio. Svan. Vedi, 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 ne manca un altro. Dai, dai, dai. Buonasera a tutti, devi sempre considerare i commenti. L'ho messo. Ah, ok. Perfetto. Possiamo partire. I nostri tre fedelissimi li abbiamo. Buonasera a tutti. Questa sera faremo una ricetta molto veloce, veloce e comunque sfiziosa. Perché? Ciao Dante, perché se no dicono sempre che facciamo delle ricette troppo lunghe. Allora, ultimamente abbiamo dimostrato che in 10 minuti riusciamo a cucinare e proviamo a velocizzarci anche questa sera. Questa sera andiamo a fare una scaloppina di pollo con asparagi e funghi. Quindi in una padella mettiamo subito dell'olio extravergine d'oliva e uno spicchio d'aglio. In questa padella qui andremo a saltare i nostri asparagi. Io ho velocizzato un po' la cosa perché tanto gli asparagi ormai sapete come li lavoriamo, quindi puliti, tagliati a losanghe e li andiamo a saltare in padella. Aggiungeremo poi dei funghi champignon trifolati. Questi sono stati trifolati con prezzemolo, olio e aglio. Quindi, visto che i funghi sono cotti, andremo a cuocere gli asparagi e poi aggiungeremo i nostri funghi. È una ricetta, diciamo, molto veloce. Siamo Poi, a 12, Fabrizio, Federico. bene, bene. Che mo così ve la spoilero perché potrebbe poi saltare tutto, ma stiamo cercando di fare un qualcosa per la settimana prossima, che se va potrebbe essere. Potremmo avere un ospite. Potremmo avere uno special guest, vediamo, siamo in trattativa, no? Scherzi a parte, però vediamo un attimo. Comunque, se si vede la tua capoccetta, lei, la nostra regista, è tornata praticamente a fare attività fisica dopo 3 mesi. Quattro, cioè seria, al di là delle nostre passeggiatine Sta e di quello che bloccata. provo a fare da sola a casa. Quindi, facciamo rosolare appena un po' l'aglio, aggiungiamo i nostri asparagi tagliati a Ecco losanghe. Vina, ciao Vina. Ciao, losanghe che significa? Sempre il solito taglio, di spiego, di traverso. Perché? Perché in questo modo andiamo, diciamo, a sfibrare l'asparago, andiamo a denaturare un po' la sua struttura e sta il pannicello. Cioè, per passare da una parte all'altra ha demolito la cucina. Praticamente rimane meno legnoso. Ciao Pina, quindi ciao mamma. Vedi, oggi ha scritto pure. Allora, qui andiamo a saltare i nostri asparagi. Dopodiché, io mi sono dimenticato, vabbè, lo prendo dopo il vino, perché neanche lo posso chiedere a te perché devi riattraversare nuovamente la cucina. Vabbè, vado io. Allora, che cosa facciamo a questo Guarda punto? un po', com'è che stai vedendo rallentato? Non mi vedo rallentato. Io ti vedo rallentato. Allora, in un'altra padella andiamo a mettere sempre il Tipo un po' nostro. a scatti. Calcola perché potrebbe essere pure che trasmette, cioè che lava bene, ma sulla televisione viene trasmesso. In queste situazioni ci stiamo affidando alla tecnologia, quindi ciao Nadia. Naturalmente se sentite o vedete qualcosa che non va, soltanto voi ce lo potete dire, perché qua bene o male noi ci affidiamo alla tecnologia, quindi se salta una connessione dovrebbe saltare praticamente tutto, audio, video, schermo, monitor, tutto, microfoni. Allora, queste sono le nostre fettine di pollo ricavate dal petto di pollo. In altre occasioni abbiamo fatto gli straccetti e oggi andiamo a fare le scaloppine. Per fare le scaloppine, vi dicevo, io utilizzerò olio extravergine d'oliva.
Molti potrebbero dire sì, ma si fanno col burro. Io sono libero, cioè do la massima libertà. Noi le facciamo così. Voi siete liberi di farle come preferite. Io credo che facessi gli straccetti, non so voi. No. Allora, mettiamo la nostra scaloppina infarinata, infarinata leggermente. Daniele Pioni, ciao. Ciao Daniele. Questo che sto facendo adesso è il filetto. Quindi togliamo la farina in eccesso, anche perché rischiamo altrimenti di ritrovarcela nella salsa. Quindi tutta la farina in eccesso la andiamo a togliere e vi faccio vedere come dovrebbe essere prima di passarla in padella. E un'altra cosa, il consiglio che vi do è infarinare la carne, vedete? È proprio una spolveratina di farina. Infarinate la carne poco prima di metterla in padella, perché altrimenti che succede? La farina attira a sé umidità, quindi assorbe praticamente l'umidità della carne e non abbiamo più quell'effetto, diciamo, Antonella, quell'effetto, diciamo, di infarinatura molto delicata. Vedete, questa praticamente non è farina che ha assorbito acqua, quindi appena Antonella mettiamo la carne la... Grazie Antonella. Evitiamo in questo modo che la farina si stacchi dalla fettina. Luigi, ciao. Sara Boccitto. Ciao a tutti. Allora, Giovannetti. Aspettate che mi sto un attimo impicciando. Allora, ricapitolando velocemente, che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo delle scaloppine di pollo, magari qua le alziamo, con asparagi e funghi. Quindi in una padella stiamo facendo, diciamo, saltare gli asparagi e una volta che sono ben cotti, cioè che saranno cotti, aggiungiamo i nostri funghi champignon già tricolati. Quindi questo servirà successivamente. Torniamo. Qua intanto mi libero un attimo. La farina. Cappa. Sì, adesso accendiamo pure la cappa. Maurizio Manni, ciao. Ciao Maurizio. Allora, vi dicevo, mettiamo un attimo perché sennò qua tra un po'. E farina, un pizzico di sale. Io ho messo dell'olio extravergine d'oliva anziché il burro, Poi c'è chi mette il burro. Io in alcuni casi faccio una noce di burro e poi olio extravergine d'oliva, o al massimo una volta che sfumo con il vino metto una noce di burro, ma solitamente le faccio così, semplicemente olio extravergine d'oliva. Io per esempio le scalpine le avrei fatte cuocere direttamente con gli asparagi, no? No, allora, ora vi spiego una cosa, cioè vi spiego. Ciao Serena! Il mio consiglio è il seguente. Ciao Serena! Facendo così, quindi la scaloppina predilige, cioè la scaloppina come si fa? Si fa in padella. La classica cottura al salto. La cottura al salto è una cottura veloce che può essere effettuata ad esempio in padella, come in questo caso. Perché facciamo così? Quindi prevede una sostanza grassa, una fettina, filetto, quello che vi pare, che va a rosolare, subisce una rosolatura iniziale. Io ho messo veramente poco olio, infatti ne vorrei mettere un goccio in più, ma la regia mi critica, quindi cerchiamo facciamo bastare questo. E serve a conferire quella rosolatura che, se avessimo fatto cuocere come suggeriva dalla regia, in questa, diciamo,
insieme agli asparagi e funghi, non avremmo mai raggiunto questa rosolapura qui. Perché? Okay. Perché cambiano le cotture, cambiano le temperature e soprattutto per rosolare abbiamo bisogno di una fiamma viva, di una fiamma alta. Qui abbiamo, ci troviamo di fronte già a una preparazione cotta, quindi ve la semplifico, è meglio fare così. Poi vi provo a far vedere una cosa. Ma poi li assemblia. Brava. Allora, vedete? Questo, diciamo, non so se voi riuscite a vederlo, però è quello che mi permette di fare questa la rosolatura. Vedete? Così. Oh. Questo colore qui che vedete, questa crosticina che vedete, è la reazione di Maillard, conferisce gusto, conferisce aroma, conferisce sapore alla preparazione. Quindi la differenza tra questa fatta in, cioè la fettina, la scaloppina fatta in questo modo e la stessa scaloppina, la stessa carne cotta magari lessata, fatta al vapore, ha un sapore diverso. Perché? Perché non avendo questa rosolatura qui, Antonella mi può correggere se sbaglio, non so se Antonella c'è ancora, ha meno gusto. Cioè la Don Francesco. Allora prendiamo il vino. Anche e poi in questo modo sponsorizziamo pure la scuola Chiuggi. E però il vino non è vino di Chiuggi, saranno delle bottiglie. No, questo è il vino remote, è il vino di Chiuggi. Il nostro è il vino che abbiamo giù. Allora, anche per quanto riguarda questo passaggio qui, io sfumo con il vino. L'alternativa è brodo, acqua, brodo vegetale, brodo di carne. Perché io sfumo con il vino semplicemente perché adoro, cioè perché per gusto mio personale apprezzo quel gusto di acidità che lascia, che conferisce il vino. Quindi dà comunque una nota acidula alla preparazione. Considerando poi con funghi e asparagi, secondo me ci sta molto bene. Allora, fatto questo, vedete, quando inizia a ritirarsi un po' il vino che abbiamo messo, quindi inizia a evaporare la parte alcolica, abbiamo quasi finito, vado ad aggiungere funghi e asparagi. Ok? Un po' la lasciamo perché ci servirà poi pure per la salsa. Togliamo l'aglio. Il consiglio che vi do, togliete sempre l'aglio. Evitate di far capitare l'aglio nei piatti, perché a mio avviso rovina tutto. Oltre al piatto rovina pure lo stomaco. No, beh, la giornata di chi non lo digerisce. No, soprattutto per chi magari ha dei meeting, incontri e via dicendo, non è il massimo. Ma pure chi non ce l'ha i meeting non è il massimo. Vabbè, a me piace il gusto dell'aglio. Ma una però... cosa è il gusto, una cosa è quando... Allora, fatto questo, io dovrei prendere i nostri asparagi e funghi e passarli qui. Ora faccio una cosa poco, come dire, poco professionale, questo. Perché poco professionale? Perché mai vai a rigirare le padelle, nei piatti, cioè questo lo fai da battaglia. Vabbè, magari non è molto elegante come gesto, però... certo, non è il massimo. Oh, questa è la nostra scaloppina, praticamente è cotta. Se vedete che la salsa dovesse, diciamo, tirare troppo, ritirarsi troppo, ristringersi troppo, dite come volete, aggiungete non più il vino, ma un po' di brodo o un po' di acqua. Ciao Francesca Bulla! Ciao Francesca, perché vi dico così? Perché se andiamo ad aggiungere adesso il vino, rischiamo che tutta la parte alcolica rimanga nella preparazione. In poche parole, le scaloppine sanno soltanto di vino. Invece, se noi lo mettiamo, diciamo, prima, quando sfumiamo, evitiamo questo rischio qui. Allora, la nostra scaloppina è praticamente pronta. Ecco rosso!
Roscio. Alla fine, Roscio si ricorda sempre alla fine. Ciao Roscetti. Comunque, ciao Alessandro, ciao Roscio. Allora, per Roscio che è arrivato adesso, diciamo, stiamo facendo delle scaloppine di pollo. E Alessandro e Francesca, stiamo facendo delle scaloppine di pollo con asparagi e funghi champignon. Una ricetta molto semplice. Infariniamo la fettina di pollo, prendiamo una padella con un filo d'olio extravergine d'oliva, facciamo rosolare velocemente la carne da tutte e due le parti, quando è ben rosolata un pizzico di sale e sfumiamo con del vino bianco secco. Dopodiché, appena evapora la parte alcolica del vino, ovvero quando il vino inizia a restringersi, aggiungiamo l'ingrediente che abbiamo scelto. Nel nostro caso funghi e asparagi, ma potete lasciarla al vino, potete farla all'aceto balsamico, al limone, ai funghi porcini, insomma potete farla come volete. Allora, quindi, evitate l'aglio nel piatto, lo dovresti dire a mamma, io lo odio e puntualmente me lo ritrovo. È vero, Federico. Diciamo pure io spesso ho da ridire con mamma. Allora, andiamo a impiattare. Questa è proprio una ricetta veloce veloce, non sarà poi il massimo dell'eleganza, ma allora prendiamo quelle più piccolette. Beh, però finché uno è a casa l'aglio lo può stanzare, dai. E andiamo a mettere il nostro condimento. Vi dicevo, allora innanzitutto, pensavo che fosse saltato tutto, no, stanno solo arrivando un po' di messaggi. Vi dicevo che la settimana prossima forse avremo un ospite, se stiamo lavorando, quindi grandi cose, stiamo organizzando una bella cosetta, speriamo che ci riusciamo. Allora, nell'attesa vi ricordo che dobbiamo raggiungere le 2000 persone, quindi cortesemente aiutate a far crescere la pagina, siamo anche su YouTube, quindi diffondiamo il verbo cuciniamo. E va bene ragazzi, allora questa è la nostra scaloppina per questa sera, poi farò la foto che forse renderà un po' meglio, quindi che bontà, bentornati, grazie Francesca. Grazie Francesca, quindi per questa sera è tutto, continuate a seguirci, ormai faccio proprio una cosa, grazie e alla prossima. Ciao, ciao, buona serata, ciao ciao. Chiudo io. Chiudi tu, vai. Ci faccio tutto. Chef Fabri ci dice pure buona cena a voi Fabri. Ciao ciao.